la calma, ma poi la ritrovo subito. E allora, stiamo facendo questo barbecue. Qua abbiamo i famosi pipi arrostuti. Chiara prepara le altre cose. Abbiamo poi i funghi, come dice una cavola, le cocozze e poi ovviamente dopo la carne. Ma in tutto ciò, per raccontarvi un'altra favola, così, che poi questo sarà comunque un ricordo. Alle mie spalle ovviamente c'è la casa e c'era un calabrone gigante. Questa storia si intitolerà Chiara il calabrone. Intanto non le cose, adesso voglio sparare le minchiate. C'era una volta un calabrone, per i cavoli suoi. Lei si è gettata tutto, meno male che non era, cioè non stavamo costruendo la carne, perché ovviamente lasciava tipo la fettina là e se ne andava. Cioè mi abbandonava tutto e tutti. Non solo, c'è stato un po' di odio, molto odio, non tanto amore, col calabrone. Comunque alla fine il calabrone, e ti avviso pure a te, mi spunterà fuori perché facciamo una puntata di Alberto Angela. Se noi, venite. Come vedete ci sono delle incavature. Il calabrone... Attenta. Là? No, attenta, perché hai fatto così? Perché mi sembra che c'è il calabrone. Boh. Stavo dicendo, come vedete queste incavature, il calabrone, per i cavoli suoi sempre, stava cercando in realtà una tana. L'ha trovata e quindi è inficcata esattamente. Mi sì, sembra. Vediamo se ti ci devi avvicinare, esce e ti pungia. Là è, sopra il picchio. Perché ovviamente è molto profondo, perché poi è col muro. Comunque raga, sono le 3, in tutto ciò dobbiamo ancora pranzare. Vedete, questo è il bello di non avere orari, di stare in vacanza e di stare con Chiara soprattutto, dove si mangia over 14, però va bene così, d'altronde, dai. Alla fine, poverina, guardate come si sta impegnando. Sta facendo tutte cose lei, quindi il minimo che posso fare, niente, anche se mangio alle 5:20, va bene così. Stasera ci sarà una grande serata. Di certo che però tu hai tagliato da veramente... Inquadra. No, favore. Ti spiego. Queste sono le zucchine che gli ho detto di tagliare quando in origine io avevo detto di tagliarle così. Allora, cioè, non è come sembra. Non è come sembra. Perché io sapevo che tu dicevi una cosa del genere e c'è un perché. Praticamente quella zucchina era più grossa di quella di prima, che ho fatto prima. Siccome era ponchina, io quando l'ho tagliata e fatta a fettina, praticamente è molto più spessina. E con questo... Ergo, non ti devo più dire di tagliare qualcosa. Non è vero, ragazzi, non mi fa fare niente, fa tutte cose e lei. E non ti impegni. Non è vero, sto male, sono raffreddata. Che bello sciauro. Comunque, ragazzi, dai, ci vediamo dopo prossimamente. A più tardi.